col meditare il tema di questi nostri esercizi spirituali, cioè la nostra deificazione, diventare simili a Dio. Non è un'eresia, dicevamo, tutt'altro, perché già San Pietro, il primo apostolo, nella sua prima lettera, ci dice chiaramente: voi siete consorti della vita divina, voi siete stati chiamati a diventare simili a Lui. La deificazione. Quindi alla partecipazione di quella vita purissima sotto tutti gli aspetti che è la vita di Dio, il quale tra le tante definizioni c'è anche questo: Dio è spirito purissimo. E quando diciamo Dio è spirito purissimo, intendiamo dire che in Lui non c'è alcuna imperfezione di nessun genere. Dunque, spirito purissimo sotto l'aspetto intellettivo, onnisciente nel senso assoluto, onnisapiente nel senso assoluto, spirito purissimo sotto l'aspetto volitivo, per cui è onnipotente, al di sopra del quale non possiamo immaginare nessun'altra onnipotenza, e spirito purissimo sotto l'aspetto affettivo, per cui per definizione, per essenza, per sostanza è amore. Ebbene, noi siamo stati chiamati a diventare simili a Lui in questa grandezza, in questa trascendenza misticamente la più alta, che è appunto la purezza assoluta di Dio. C'è da perdere la testa, sì. Come io, povera creatura, devo essere, posso essere sballottato lassù a questa immensa, incomprensibile altezza di santità. Certo, certo. Noi troppo spesso facciamo degli errori, errori di intellettivi che poi, non so come dire, sono in contraddizione stessa con la nostra natura. Perché? Io povera creatura, come faccio a arrivare alla santità voluta dal Signore? Come faccio qua? Io sono povera creatura qua. Cioè si calca troppo il pedale su questo soggetto e argomento: è poveri noi qua, è povero io qua. Ma questa è una scusa, sapete, molto comoda, molto comoda, dietro la quale e quindi scusate, senti, io non ce la faccio, io non ce la dico, io qua, io là, sono una povera creatura. Ma niente affatto, ma niente affatto. Anzitutto c'è da dire che sì, io sono una creatura, ma è Lui che mi ha fatto,
Io esco dalle sue mani, esco dal suo cuore, dicevamo ieri, ha avuto un palpito per me da sempre, ha avuto un progetto per me da sempre, e io sono stato creato ad immagine e somiglianza di Dio. Ah, vedete, allora altro che povera creatura qua, povera creatura là. Oh, se lui mi ha creato ad immagine e somiglianza sua, giustamente allora lui stesso dice: siete obbligati a diventare simili a me, vi ci ho creato io simili a me. E quindi vedete, allora tutte le scappatoie per fare il comodo proprio non sono poi così giustificate come si potrebbe pensare. E quindi quando Gesù ci dice: siate perfetti come perfetto il vostro Padre Celeste, chi ci può arrivare alla perfezione del Padre Celeste? Ma allora Gesù ha detto una corbelleria. Ha detto il vero o non ha detto il vero? E San Giovanni ci dice che il Signore non ha mai comandato né consigliato a noi alcuna cosa che noi non potessimo veramente realizzare, fare. Dunque, se ci ha detto siate perfetti come perfetto il vostro Padre Celeste, vuol dire che abbiamo le capacità e soprattutto la grazia e le grazie che Lui ci dà per poter riuscire ad essere perfetti come perfetto Lui. Nel Vecchio Testamento, voi sapete cosa disse Dio a Mosè, perché lui lo ripetesse al popolo: siate santi perché io sono santo. È un comando. E come facciamo? E pensate che nell'Antico Testamento non c'erano ancora i sacramenti. Non c'era ancora, cioè, la presenza del Figlio, del Padre, che immediatamente si donava a ciascuno degli israeliti e gli comanda: siate santi. E quale grazia soprannaturale mi dà la forza? Non avevano mica l'Eucaristia, non avevano ancora il battesimo, non avevano ancora la confessione per poter lavare le proprie coscienze col sangue di Gesù, non avevano la cresima per poter diventare pieni dello Spirito Santo e lottatori contro il demonio e soldati, e loro, eppure siate santi, perché io sono santo. Che bello pensare alla creazione nostra. Mi pare una volta, io ve l'ho accennato, mi pare, comunque lo ripeto, quando si traduceva la Bibbia in italiano, quella che leggiamo alla messa, quella della cena, e io ero perito lì del concilio e revisore sotto l'aspetto ritmico di tutta la Bibbia, per cui dovevo ripassare tutta la traduzione fatta dagli specialisti, parola per parola, dall'ebraico all'aramaico, al greco, al latino, italiano, proprio all'inizio mi accorsi di una cosa che mi fece così bene, e tuttora quando ci penso, mi dà uno sprint di gioia. Dunque, all'inizio del Genesi ci sta scritto: e Dio disse sia fatta la luce, fiat lux, e Dio disse sia fatta la terra, e Dio disse sia fatta la luce, e avanti, 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 sempre disse. Ma mica è vero che lui disse qualcosa di più e di più bello? E quello che sto per dire piacerà a voi tutti che sapete cantare, i cantori, i canterini. Il verbo ebraico non è dire, ma è wayomer, che vuol dire cantare. Oh! E Dio cantò, sia fatta la luce. E Dio cantò, sia fatta la terra. E Dio cantò, siano fatti tutti quanti gli alberi, le bestie, eccetera.
Ma certo, perché al Signore non conviene la parola come parliamo noi, ma qualcosa di più elevato, il canto. Lui quando crea canta, sprizziamo dalla sua gioia. Quanto si canta vuol dire che c'è gioia. Sant'Agostino dice: chi ama canta e chi non canta non ama. Oggi non si sente più cantare nessuno. Orta nelle campagne, dappertutto, tutti cantavano. Con la televisione hanno spento il nostro canto. Siamo diventati tutti muti, tutti stupidi, senza vera gioia in te. Quindi, quando poi, dopo aver creato tutto l'universo, il regno dell'uomo pronto, che succede? Nella Bibbia ci sta scritto, in plurale, non come per le altre creature, Dio cantò fiat lux, si faccia la luce la terra, no, in plurale, facciamo l'uomo, ecco, tutte e tre le persone della Trinità quasi si radunano, quasi si consigliano, beh, come lo dobbiamo creare adesso questo? Abbiamo fatto la terra, il cielo, le stelle, qua. E adesso l'uomo, che deve essere il re dell'universo, come lo facciamo? Come la terra? No. Come il cielo, che è bellissimo, frapuntato di queste luci meravigliose? No. Come i fiori meravigliosi? No. Come gli uccelli, che ce ne sono di delle più svariate qualità stupende, che incante? No. Come un leone con la forza? No. Come dobbiamo farlo allora? Ecco. E sta scritto, Dio, le tre persone cantarono, che cosa? Facciamo l'uomo ad immagine e somiglianza nostra. Quindi noi non siamo come le altre creature, neanche cosa. Tutte riverberano la presenza di Dio, è chiaro? Tutte le creature ci parlano di Dio, ma è chiaro? Tutte le creature ci rimproverano quasi, perché siamo troppo pigri noi nel servire il Signore, invece loro sempre pronti. Ma noi non siamo loro, e loro non hanno la dignità nostra. Noi siamo scaturiti dal cuore, dal canto gioioso della Trinità, di tutte e tre le persone, ad immagine e somiglianza della Trinità, hanno impresso in noi questo sigillo della loro immagine, hanno impresso in noi la firma della loro somiglianza. Con gioia ha cantato la Trinità, la nostra creazione. Noi veniamo, proveniamo dall'amore che genera la somiglianza, dal canto gioioso di quest'amore che genera l'immagine di Dio. Ah, vedete allora, che se già dalla creazione noi siamo stati creati all'immagine e somiglianza, è giusto quello che dice Gesù, siate perfetti come perfetto il Padre. È giusto quello che dice, siate santi perché io sono santo. Certo, sì, io sono l'immagine. Quindi tutte le scuse, le scappatoie per non essere perfetti, per non essere santi come lui, diciamolo pure, sono scuse umane. Però, permettetemi di aggiungere, dettate dal demonio e accettate da noi. Perché è lui l'autore della negatività dell'immagine e somiglianza di Dio. È lui l'autore che ha distrutto prima in sé e poi vuole negli altri l'immagine e la somiglianza del Padre e della Trinità in noi. Quindi ogni qualvolta, ma io come faccio? Ma io non ci riesco qua? Ma io su? E quindi sai, purtroppo ho fatto questo, quest'altro perché sono povera creatura? No, no.
non sei una povera creatura. No, perché sei stata creata di immagine e somiglianza di Dio. In una nobiltà della quale noi sulla terra non possiamo immaginare nessun'altra nobiltà, né principi, né re, né marchesi, né duchi, né niente. Ciascuno di noi è stato creato con una nobiltà d'animo, con una fortezza di coscienza e di volontà, con una intelligenza tale da saper distinguere sempre il bene e il male e da poter avere l'equilibrio e la forza volitiva di scegliere nel libero arbitrio sempre il bene e mai il male. Ecco perché purtroppo, ma è vero, e io lo dico spesso, ogni volta che noi commettiamo un peccato, qualsiasi peccato, o grave, o leggero, o mortale, o veniale, deliberato, o non deliberato, o imperfezioni, cosa facciamo? Ascoltiamo il demonio. Seguiamo l'ispirazione del demonio, per cui più o meno tutti siamo dei mezzi indemoniati, questa è la verità. Ci lasciamo trasportare da un altro canto, non da quello della Trinità, nel quale canto e gioia ci ha creati a sua immagine e somiglianza, ma seguiamo un altro canto, il canto della sirena incantatrice, che ci trascina a destra e a sinistra, e noi stupidotti che seguiamo questa sirena, chiudiamo gli occhi e crediamo di essere incantati nella bellezza, invece c'è solo la tristezza del male. Siamo più o meno tutti indemoniati. Ecco dunque che la deificazione è possibile. Ci siamo già. Siamo stati creati apposta per questo. E nella gioia, e nel canto. E voi sapete che le cose che si fanno con gioia non pesano. Non pesano. Tutto ciò che si fa con amore non pesa. Non si sente la fatica, non si sente il dolore. Oh, ma ne abbiamo tutti l'esperienza, sapete. A voi, mamma e papà, è quello che è. Quanti sacrifici per tirar su un bambino, appena nato e piange sempre. Ci sono certi bambini che piangono soprattutto alle notti, sì, che quando i genitori devono dormire, allora devono star bene, ed altro. E sofferenze di qua, e cori a destra, e cori a sinistra, e preoccupazioni, e... Ma i genitori che lo fanno per amore, perché amano la propria creatura, si stancano, ma la stanchezza non la sentono. Si sentono come travolti, ma nello stesso tempo c'è sempre la lucidità di mente perché è guidata dall'amore. Beh, è sempre così. Qualsiasi cosa che dobbiamo fare, che ci piace, non ci pesa mai. Ci avete fatto caso? Non ci pensa. Ma allora, perché il raggiungere, l'attingere la perfezione del Padre, la santità del Padre, ci deve costare? Quando nel battesimo siamo già rinati nella sua vita, per cui non c'è più il peccato originale. Ma allora da quel momento non ci dovrebbero essere anche peccati attuali, cioè quelli personali. E questa sarebbe la logica. Dove il Signore con la spugna ha cancellato il peccato ereditario di Adamo ed Eva e ha infuso la sua presenza trinitaria, ovviamente ha lasciato e doveva lasciare a noi il libero arbitrio. Ma proprio per questo ha infuso la grazia, perché questo libero arbitrio fosse da noi orientato sempre verso.
lui è mai distolto né a destra né a sinistra dall'altro signore nemico dell'anima nostra. Quindi non ci ha distrutto il libero arbitrio. Ed era giusto. Ed è bello. Perché? Ma perché io voglio amare io, di mia spontanea volontà, il mio Padre Celeste. Se lo amo forzato, e beh, che merito ciò? La scelta l'ha lasciata a noi. Ecco, adesso ti ho messo qui, in questo tabernacolo finissimo di oro, dove io inabito, e abito in te, ciascuno di noi. È il tabernacolo vivente della presenza trinitaria. Bene, adesso lascio a te l'incarico di starmi sempre vicino, di vivere di me, di capire che senza di me non sei capace di far nulla, che senza il mio amore tu diventi una bestiola che non è stata creata di immagine e somiglianza mia come ho creato te, eccetera, eccetera. Quindi tu devi scegliere me adesso liberamente. Allora c'è il merito. Se invece io ti obbligo, e lui poteva obbligarci, sapete, e beh, ma allora cosa avremmo fatto? Saremmo stati come una legge universale che ineluttabilmente, come la legge della gravitazione, resta. Ma la legge della gravitazione, tanto per dirne una, non c'è mica il libero arbitrio, non merita mica niente. Ah, oh, se pensiamo a questi principi teologici, cari, andremo in estasi. Adesso noi andiamo in chiesa per celebrare le lodi.